Bah. Sai che io e il maestro siamo due complottisti, due bei complottoni anche. Tu sei un coglionazzo, tu credi a tutto quello che ti scrivono i giornali. Io e lui, guarda, sono anni e anni che abbiamo le stesse idee. Guarda, quando c'è di mezzo l'America, io non mi fido mai. Bravo, ma lo bravo, mettono anche nei film, nei loro stessi film, bravo. È pieno di questa roba. Bravo, maestro. Zeppo, bravo. È così. Dai, allora, io e il maestro siamo convinti che, ma come penso il 99% ormai degli esseri umani, che quello che è successo alle Torri Gemelle era tutto fatto dagli americani. In realtà, se tu ti. Una bella scusona per andare a rompere i coglioni per il petrolio. Esatto. Dai, allora, la famiglia Bush aveva degli interessi enormi con una società molto grande che casualmente era in comproprietà per alcuni fondi. Con la famiglia Laden, Bin Laden. Con la famiglia Laden e altri fondi che arrivano dall'Arabia Saudita. Bin Laden, la famiglia. Cosa è successo? Tra queste varie società in America in quel periodo c'era una società che si occupava di sicurezza. Sì. Casualmente, come è andato al potere Bush in una maniera un po' rocambolesca. Un po' come Renzi in Italia. È successo quello che è successo è questa società è schizzata in borsa pesantemente, facendo milioni e milioni ingrassando i Bush come i pazzi. E quindi? Quindi sono d'accordo anch'io che ci sia un po' di cose interessanti. Questi chiamiamoli attacchi terroristici. No, questi che sono solo degli stronzi. Bravo, questi sono stronzi. Il problema è che a me mi fa ridere, ovviamente non mi fa ridere. Mi fa ridere la cosa dove leggi sempre che l'ISIS ha rivendicato l'attacco. Ieri una mozzarella di bufala è andata male, l'ISIS ha rivendicato. Che è stata lei. Cioè, ormai qualsiasi roba negativa, ti si bruciano le lampadine in casa, l'ISIS ha rivendicato. Ma dai, ma per favore. Quello per forza, come succede qualcosa. Allora ma se l'ISIS così potente come ce la descrivono, dovesse decidere di attaccare New York, attacca con una cazzo di pentola di mastrota. Ma no, dai. In realtà non è l'ISIS che è potente l'ignoranza che si sta diffondendo tra le persone stupide. Allora, l'effetto è esattamente lo stesso che succede su Facebook. Ormai Facebook è diventata purtroppo, non sempre, ma quasi sempre, una piattaforma per gli stronzi. Cioè lo stronzo è quello che non ha mai avuto la possibilità di dire la sua. Finalmente adesso chiunque può scrivere qualsiasi cosa. Come è successo a Morandi, è andato a fare la spesa domenica, l'hanno coperto di merda. Ma perché? C'è Morandi che si fa una foto con le borse della spesa. Aspetta, qua la notizia. E la gente, merda, colpa tua e della gente che rimane aperta di domenica. Allora, lui ha detto, non pensavo fosse così grave e non pensavo di mandare un messaggio così negativo. Ma sì, perché oramai sbagli. Ormai nel mondo intero, cioè è l'Italia che si deve adattare, non è una questione di schiavismo, ci sono dei turni studiati appositamente, cioè diciamo il dipendente che lavora nel supermercato la domenica e il sabato probabilmente avrà il lunedì e il martedì libero, cioè a meno che se non è così allora hanno ragione ad incazzarsi. Ma scusa, ma anche nei posti di lavoro c'è la gente che si lamenta che sono le attività aperte. Ma ormai nel mondo intero non esiste il sabato e la domenica, anche perché il sabato e la domenica è l'unico giorno in cui puoi fare degli acquisti importanti. Sai chi si lamenta? E da un certo punto di vista magari lo capisco anche, magari quello che ha un'attività commerciale già fatica ad arrivare a fine mese, dice se mi apri anche il sabato e domenica io non posso assumere nessun altro per lavorare al posto mio il sabato e la domenica, io magari ho 65 anni e non ce la faccio, tu mi metti in condizione di ma che cazzo di colpa c'ha Gianni Morandi se può andare a fare la spesa la domenica e decide di postare una foto sul suo cazzo di Facebook. Se lui il negozio lo trova aperto, cioè che cazzo vuoi, è colpa sua. No, ma leggi i commenti, me li hanno riportati sul giornale. Allora aspetta, aspetta, dove cazzo è? Caro Gianni, mandi un messaggio sbagliato. Un'altra. Sono poveri dipendenti costretti a sottostare alla maleducazione e alla disorganizzazione di chi non riesce a fare la spesa dal lunedì al sabato. Ma che cazzo c'è? Ma è bello che lui si è difeso dicendo: ma non è colpa mia, mi ha mandato mia madre a prendere il latte. Che poi voglio dire, cioè, tu sai, Gianni ha le mani così grandi che basta, lui allunga la mano dentro l'S lunga. No, non sto. Sì. Non parlo del suo vizio culinario. Non ho nessun vizio. No. Finiamola questa storia. Non sto parlando. Paolo, tu prima hai detto l'hanno ricoperto di merda. Angelo, c'è qualcosa che non va al maestro. Io ho riportato le tue parole. Allora, tu hai scacciato la Non parliamo del dolce preferito di Gianni, parliamo del fatto che lui ha la mano grande, lui semplicemente il supermercato è aperto, infila la mano, prende tutto quello che gli serve senza carrello. Poi si arrampica su un grattacielo con la commessa fra le mani. No, ma siamo arrivati veramente a malattia mentale. Ma voi siete pazzi. Allora, il meccanismo è lo stesso, cioè adesso vi faccio un esempio.
uno scrive: oh, lo zoo è una merda su Facebook. Altri 100 devono scrivere: sì, è vero, io lo ascoltavo una volta e adesso non la... E che cazzo ci fai lì? Ma vai a farti una sega in bagno, ma vai a guardarti qualcosa, vai a guardarti un fiore che germoglia, ma vai a buttarti in un fiume, ma che porta, comprati un cane, ma fai qualcosa di utile, cosa, chi se ne frega? E questa è la stessa roba, è la stessa idea. Allora, ne abbiamo sono già... gli stronzi che devono emulare, perché siccome come il pilota della German Wings, quello che ha detto, quello era uno squilibrato mentale. Cioè, ma sì, a parte, voglio dire, non metti uno squilibrato a guidare un aereo con 200-300 passeggeri, ma lui voleva il gesto estremo, era voglio diventare famoso. Cioè, allora mi ammazzo per far vedere alla mia ex fidanzata che non ero soltanto un pilota, cioè ho ammazzato anche 300 persone. Adesso purtroppo il problema è che chi è scontento della vita si sveglia la mattina, fa una strage, perché una volta si buttavano giù dai ponti. Io te lo dico, io te lo dico. Cioè, il prossimo secondo me è il Dona. Dona è pazzo, lo sai. Dona è pazzo, guarda, è lì in un angolo che fissa. Cioè, grazie per il contributo, hai scritto quella poesia di merda e poi sparisci. Ragazzi, cioè, stavo chiamando le persone, i contatti, per sapere che cazzo devo fare qua. Ma ha risposto uno, fa, non lo so, adesso faccio due chiamate e ti faccio sapere. Non lo so, ma puoi interagire, puoi dirla tua. Vabbè, allora io propongo la castrazione chimica. Ma no, a chi? Per Gianni Morandi. Perché va a fare la spesa di domenica. Esatto. La castrazione chimica Gianni Morandi. Vabbè, senti, visto che siamo ormai in una fase di malattia mentale completa proprio, ci colleghiamo col più malato dello zoo, ovvero Macio Capatonda, che ovviamente non ammette di lavorare per lo zoo come al solito. Ritornano i dissapori.